quindi alcune parole introduttive a questo ciclo di seminari. Siamo qui giunti al nostro appuntamento settimanale del ciclo di seminari dell'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, organizzato dalla prima sezione di questa associazione, ovvero sia l'utilizzazione del suolo e delle acque. È un ciclo di seminari organizzato dal sottoscritto dell'Università di Padova, Antonio Coppola dell'Università della Basilicata e Francesca Todisco dell'Università di Perugia. Però vede coinvolte un po' tutte le sedi che fanno riferimento al settore scientifico disciplinare AGR08, ovvero sia idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali. Il ciclo di seminari hanno prevalentemente uno scopo di divulgazione scientifica in ambito nazionale. E i seminari stanno fornendo informazioni sui più recenti sviluppi nella ricerca di base ed applicata nel settore dell'idraulica agraria e delle sistemazioni idraulico-forestali. I campi toccati dei seminari possono essere ricondotti a tre grandi tematiche, fra loro interconnesse: idrologia del suolo, idraulica agraria e irrigazione, e protezione idraulica del territorio e sistemazioni idraulico-forestali. Per l'ospite di oggi, lascio la parola alla collega, professoressa Francesca Todisco dell'Università di Perugia, che introdurrà l'ospite e modererà la giornata. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Il relatore di questa sera è il professor Giovanni Rallo, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa, dove insegna idraulica e idrologia agraria, sensori e modelli per il monitoraggio agro-idrologico e monitoraggio e gestione della risorsa idrica. È autore di numerosissimi lavori internazionali, è stato insignito di premi, Best PhD Thesis, Best Paper dell'Associazione Italiana di Agrometeorologia, ma anche premi internazionali, Best Poster, AREGU, l'Alexander Goetz Instrument Support Program Award della Colorado University. Nell'ambito del programma Erasmus ha svolto attività di docenza in paesi, diverse università europee, in particolare spagnole. Responsabile presso l'Università di Pisa del laboratorio di sensoristica e modellistica agro-idrologica, dove svolge attività didattica e di ricerca. È membro di comitati editoriali di riviste italiane e revisore di libri di testo dell'idrologia del suolo per Taylor & Francis. È inventore di un sistema esperto per la misura dei flussi traspirativi scambiati da una superficie vegetata, e credo che sia un brevetto, e per questa invenzione ha ricevuto un finanziamento da parte dell'Università di Pisa. Collaborazioni internazionali vaste, in particolare è stato chiamato recentemente nella qualità di esperto per l'aggiornamento del quaderno FAO 56, che chi si occupa del settore ne conosce l'importanza e la rilevanza internazionale. Collabora con numerose università americane, europee, di cui diciamo, posso citare l'Università del Maryland, della Tunisia, di Valencia e l'Università vicino a Washington, negli Stati Uniti. Non leggo l'Università di Tuktronic. Ok, questa sera ci parlerà degli sviluppi recenti e nuove tecnologie per la stima dei fabbisogni irrigui in frutticoltura, in particolare del contributo del laboratorio di cui è responsabile, Agrismo, che si chiama AHSR. Non è facilissimo da pronunciare. Io invito Giovanni a tenere il suo seminario, lo ringrazio per la sua partecipazione, sicuramente sarà molto interessante ascoltare queste recenti nuove tecnologie in questo ambito estremamente importante per il nostro settore e per l'agricoltura in generale. Hai 45 minuti per lasciare spazio alle immagini numerose domande. Prego. Grazie, grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Sì, allora io,
diciamo, può sembrare come un intervento rivolto a presentare il laboratorio, ma dedicherò solo pochi minuti per, diciamo, di discutere un po' delle attività, ma poi volevo incentrare la presentazione su alcuni aspetti dell'irrigazione, della gestione esperta dell'irrigazione, tra i quali la misura dei fabbisogni irrigui, che secondo me necessitano di molta attenzione. Allora, il laboratorio è un laboratorio sia di ricerca che di didattica. Io sono il responsabile delle attività di ricerca e delle attività didattiche, e copre le tre missioni, diciamo, dell'università, come il teaching e la didattica, dove abbiamo, Francesca ha già indicato i corsi che tengo, concentrate sulla gestione delle risorse idriche. Faccio anche attività di trasferimento tecnologico presso aziende, quindi proprio muovo le sensoristiche più accreditate, più studiate, quindi più mature nella gestione delle risorse idriche aziendali di aziende toscane. E poi ora in ultimo, diciamo, una cosa molto attuale, negli ultimi anni mi sto occupando dello sviluppo di un sistema esperto per la misura dei flussi idrici. Ho organizzato l'agenda facendo una prima introduzione sul sistema su cui stiamo operando, il sistema complesso idraulico, idrologico, possiamo dire, e presenterò la catena dell'efficienza idraulica e capire come questa si suddivide, su quale segmento della catena dell'efficienza mi localizzo e capire la connessione che c'è con la produttività dell'acqua. Sapendo che l'efficienza idrica non è produttività dell'acqua, che è un'altra cosa che vedremo più in dettaglio dopo. Parlerò dell'importanza della scala spaziale e temporale per gestire in maniera esperta gli interventi irrigui e poi entrerò nel merito di alcune attività che riguardano la gestione irrigua basata sul controllo retroattivo, il feedback control di forzanti agrologici. Prevalentemente io mi occupo come forzante, do molta attenzione al contenuto idrico del suolo e quindi vedremo l'applicazione di una rete di sensori senza fili per la gestione esperta dell'irrigazione e poi di un sistema, di una piattaforma HydroPod System, HPS System, per la parametrizzazione rapida, diciamo, delle cosiddette funzioni di stress idrico e salino delle piante. Infine parleremo della gestione irrigua basata sulle previsioni, la feed forward, quindi che utilizza modelli, in particolare modelli a serbatoio, con particolare attenzione a una previsione di diversi articoli che ho condotto in tre anni, si è conclusa proprio adesso con la pubblicazione proprio di una review su Agricoltural Water Management che riguarda l'aggiornamento della tabella 12 e 17, in particolare dei KC e KCB delle piante arboree. E in ultimo, diciamo, presenterò qualche informazione su questo trovato che ho sviluppato in laboratorio insieme all'Università dell'Ohio, cioè, del laboratorio di sistemi intelligenti. Allora, volevo appunto introdurre il concetto di efficienza idrica annidata per capire la connessione che c'è con la produttività dell'acqua, perché quando noi agiamo nella gestione delle risorse idriche è importante conoscere la scala spaziale, perché la goccia d'acqua che parte da una sorgente, quindi da un serbatoio, e poi questa deve arrivare all'interno dei frutti, compie un intero processo che io posso osservare, appunto avendo una visione funzionale della ricerca, posso osservare analizzando cosa succede a livello di efficienza nei singoli segmenti che compongono la catena dell'acqua, possiamo dire. Sappiamo, questa è una catena annidata secondo la ragione scala spaziale, quindi che va dal cosiddetto schema irriguo molto ampio, dove io posso analizzare l'efficienza legata alla convenience, cioè la distribuzione dell'acqua irrigua. All'interno dello schema si annidano i vari settori o distretti irrigui, anche lì posso avere una visione di efficienza legata alla bontà della distribuzione dell'acqua. E poi arrivo in azienda con l'idrante aziendale, anche lì posso avere ancora una visione idraulica, vedendo l'efficienza di distribuzione dell'acqua all'interno dell'intera azienda o del singolo campo che compone l'azienda.
Il passaggio, il grosso salto, esiste tra la visione idraulica e la visione idrologica di questa particella, ovvero questa particella a un certo punto entra nel suolo e inizia un nuovo cammino che la porta poi a uscire dalle foglie con la traspirazione. Ecco, lì possiamo individuare altri segmenti diversi per scala, quindi dal più dal meno dettagliato possiamo dire che è lo SPAC, al più dettagliato che potrebbe SPAC, intendiamo il sistema continuo solo pianta atmosfera, quindi che è un elemento del nostro campo, ha gli elementi poi che lo compongono, che possono essere il sistema fogliare e il sistema suolo. Anche su questo posso io indicizzare un'efficienza. Naturalmente sia alla scala di campo che alla scala di singola pianta interagisce anche una componente idraulica legata per il campo all'efficienza dell'impianto di irrigazione, per il gocciolatore, alla qualità del gocciolatore e alla topologia intesa come posizione del gocciolatore rispetto al sistema radicale, quindi che è un aspetto molto importante su che meriterebbe attenzione. Ora, fino a qui la visione è prettamente, possiamo dire, AGR08, ma dobbiamo noi fare uno sforzo e capire come questo volume di acqua traspirato possa essere interpretato in termini di chilogrammi di frutta prodotta, quindi di produzione agraria. Per fare questo dobbiamo guardare la produttività dell'acqua. La produttività dell'acqua ha diverse sfaccettature, si va da una cosiddetta intrinseca, che è la quantità di CO2 assimilata rispetto al volume traspirato. Questa CO2 assimilata può essere intesa, si può trasformare in parte in biomassa. Della biomassa io ho una componente verde, una componente produttiva. Tramite l'harvest index poi si conosce quanta di questa biomassa è produzione agraria. Produzione agraria. Su questi aspetti, su questi diciamo, indici di efficienza, tra virgolette, incidono molto le pratiche agronomiche, quindi è un campo delle scienze agronomiche molto importante, che completa un po' quella che è la visione dell'acqua, secondo me, di un ricercatore. Come si agisce sui singoli segmenti per aumentare l'efficienza su un singolo segmento? Per esempio, io che lavoro a livello di campo, sicuramente per me è molto importante come irrigare, quindi il tipo di impianto di irriguo. Questo ha un grosso impatto sull'efficienza della gestione dell'acqua. E quindi per me la punta di questo triedro praticamente è dove alla base esiste la parte, diciamo, più dove c'è, secondo me, oggi più attenzione, c'è l'utilizzo di protocolli esperti come feedback control, quindi basata sui sensori, o il feedforward control basati sui modelli, gestione basata sui modelli, che sono molto avanti nella ricerca, secondo me, perché c'è appunto un contributo enorme da parte delle ricerche che si conducono nel settore aerospaziale, medico, industriale, manufatturiero. Quindi noi siamo dei recettori, secondo me, di quello che è obsoleto per questi settori, che naturalmente possiamo utilizzare, siamo in grado di quantificare sia nel tempo che nello spazio l'ottimo di intervento irriguo, ma questo è possibile solo se l'impianto di irrigazione, a mio avviso, è progettato bene, di buona qualità, quindi con degli apparecchi idraulici con bassi coefficienti di variazione tecnologica, e venga anche gestito bene come un controllo delle pressioni, tale da mantenere il regime delle pressioni simile a quello di progetto, e l'efficientamento delle pompe. Quindi insieme a tutto questo, naturalmente, c'è una parte di gestione più agronomica che è legata alle strategie di water saving, di risparmio idrico, perché queste sono l'anima di tutto, appunto poi il gestire secondo una produttività massima dell'acqua. In questo caso interviene l'agronomo mettendo appunto dei protocolli di strategie di risparmio idrico che sono oggi molto studiati, alcuni molto attuali, per esempio nel campo della viticoltura o delle drupace, come il deficit idrico sostenibile oppure il deficit idrico controllato, il partial to drying. Quindi questi sono altri protocolli che devono essere armonizzati all'interno del nostro complesso. L'impianto di irrigazione
rappresenta, secondo me, la parte più importante. Quindi il guadagno di precisione è legato sia al metodo di distribuzione, se passo da una pioggia a un'irrigazione localizzata, aumento sicuramente in precisione spaziale, ma a parità di impianto è molto importante la progettazione, che deve mirare a rendere massimo l'efficienza di distribuzione dell'acqua, che a sua volta, secondo Keller Carmeli, dipende anche dalla qualità del materiale idraulico impiegato, e quindi dal cosiddetto CVT, e anche dalla topologia, quindi studiare la miglior posizione del gocciolatore o dei gocciolatori nell'intorno della pianta. Questo argomento è molto attuale nella frutticoltura, perché siamo di fronte ai cosiddetti sistemi sparsi eterogenei, dove c'è una forte variabilità degli attingimenti radicali legata ai gradienti di umidità del suolo, soprattutto quando si utilizza la microirrigazione, e gradienti di densità radicale, perché appunto la crescita radicale non è omogenea, ma segue dei ritmi di crescita, delle architetture radicali che sono tipiche di ogni specie. Chiude tutto naturalmente la gestione idraulica degli impianti, che può essere automatizzata e addirittura efficientata anche in termini energetici, se riusciamo a inserire nel sistema idraulico anche cosiddetti inverter, capaci di adeguare la potenza della pompa alla reale richiesta dell'utenza, e quindi dei campi che si devono, le richieste reali dei campi che si devono irrigare. Perché è importante l'efficienza, avere un'alta efficienza di distribuzione dell'acqua? Perché se noi guardiamo questo grafico, è un grafico molto schematico che dice la risposta produttiva della pianta in funzione della somministrazione irrigua. Tutto normalizzato rispetto al massimo la produzione, quindi quella sul Y è una produzione relativa rispetto al massimo, e rispetto all'ottimo di volume di adacquamento invece sull'asse di X. Quindi se uno significa che io sono in grado sono stato in grado con i mezzi diagnostici di andare a identificare perfettamente il volume esiguo necessario per quella pianta, ma se l'impianto non è efficiente, io non ho una rispondenza massima in termini produttivi. Appunto, la bassa efficienza di distribuzione dell'acqua porta a un abbassamento del picco della curva di risposta della coltura alla risorsa all'acqua. Un altro aspetto molto importante è l'ambito spaziale minimo di intervento. Questa è una cosa, secondo me, importante, perché noi abbiamo un accanimento diagnostico, secondo il mio punto di vista, cioè noi riusciamo a capire quanto acqua vuole la singola foglia o il singolo albero, dopodiché il mezzo d'azione, cioè l'impianto irrigo, in certi casi è proprio un dinosauro, perché io non posso intervenire sulla stessa scala prescrittiva del fenomeno, perché sappiamo che l'aria bagnata, possiamo prendere un indicatore come aria bagnata dal nostro sistema, va da molti ettari, quando con metodo di irrigazione di superficie, a superficie minima anche sotto un metro quadrato con la microirrigazione. Il problema è che, a parte per gli impianti motorizzati, quindi dove c'è una componente dinamica al loro interno che permettono di avere un'altra leva di gestione, che è la velocità di avanzamento, quindi mi riferisco all'irrigazione a pioggia, tramite tipo al traslante rotolone, io non posso ratio variare l'intervento e quindi agire a quella scala spaziale che ho utilizzato per diagnosticare la sofferenza idrica, ovvero quantificare il volume di adacquamento. Quindi gli impianti di irrigazione sono rigidi, quindi se guardiamo la microirrigazione, sono sistemi rigidi dove io posso sì quantificare il quantitativo di acqua necessario da una foglia, ma alla fine dovrò aprire sempre un ettaro di impianto irriguo, quindi c'è un ambito spaziale minimo di intervento che praticamente toglie guadagno alla cosiddetta gestione di precisione.
Devo dire che attualmente c'è una certa attenzione nel rendere stato variabile anche l'irrigazione localizzata, i metodi localizzati, attraverso l'uso della micromeccatronica o l'uso di materiali intelligenti, di membrane intelligenti, con lo scopo di far variare praticamente la sezione di efflusso degli spruzzatori, o in alcuni casi, per esempio, si varia la tortuosità di un labirinto di un gocciolatore. Il tutto praticamente per avere una leva su cui agire e far variare la portata per singolo erogatore. Questo naturalmente è di frontiera, perché il problema principale immaginabile è l'elettrificazione, perché per far muovere io un sistema meccatronico di regolazione della sezione o una membrana intelligente necessito di, sì, sono nell'ambito dei 1000 watt, però dobbiamo considerare che in un ettaro ci possono essere fino a 10-12.000 gocciolatori, cioè quindi se devo elettrificarli uno per uno è una cosa ancora impensabile. E sul dove irrigare, noi spesso facciamo riferimento alle variabili di prossimità, le proxy variables. Ma si sa che la zona, la cosiddetta zona dove intervenire, dove costruire l'impianto o dove regolare il flusso di irrigazione dovrebbe essere schematizzata utilizzando appunto la produttività dell'acqua per quella zona, quindi conoscere la funzione di risposta all'acqua della singola zona. Naturalmente è impensabile, è impossibile nell'immediato, ma col tempo si potrebbe arrivare a trovare le caratteristiche di forma della curva di risposta all'irrigazione delle singole zone, naturalmente studiando e facendo monitoraggio. Ma è questo la vera variabile da spazializzare e da zonizzare, e quindi è da utilizzare per gestire nello spazio la mia risorsa idrica. Questo però non è possibile, allora si passa ai proxy variables, quindi qualche variabile che è prossima, vicina alla risposta produttiva, quindi a questa funzione di stato che è la funzione di risposta all'acqua. Quali sono queste variabili? Le produzioni agrarie, qualora c'è la possibilità di spazializzarle, di georiferirle, ma attualmente si usa il vigore della pianta tramite il remote sensing, quindi con indicatori spettrali, indici spettrali che sono a sua volta collegati al vigore, o le proprietà fisiche del suolo che io posso spazializzare dopo un campionamento georiferito e ottenere delle informazioni. Per esempio, questa è un'esperienza che abbiamo fatto nelle zone del Chianti, dove in questo caso siamo stati fortunati, è stato osservato quello che può sembrare logico, che il pattern creato da uno studio sul calcare attivo, che poi causa delle limitazioni nei vigneti perché blocca il ferro, e anche sullo scheletro, sulla quantità di scheletro, quindi che agisce sulle proprietà di ritenzione del suolo. Questo sì è lo specchio, diciamo, del vigore del vigneto. Quindi in questo caso si può dire che sia le limitazioni al suolo che le limitazioni al suolo rispecchiano le limitazioni sulla pianta. Lì manca naturalmente un qualcosa in più, che sarebbe un pattern sulla produzione per pianta, quindi spazializzata, di quel campo, per capire se realmente quella proxy variable che io ho utilizzato è vero lo specchio della produttività della zona. Su quanto acqua dare e come darla, sono i due protocolli oggi suggeriti, sono quello modellistico e quello basato sui sensori. Ora qui vado veloce, passiamo sul... Naturalmente sappiamo che sia l'uso di modelli che l'uso di reti di sensori necessitano una calibrazione sito-specifica e una validazione per il sito dove andiamo a implementarla. Quindi facciamo adesso un'applicazione su questi due protocolli, quindi prendo questa feedback, lì lo scopo
in questi protocolli è quello di andare a captare un segnale emanato dal sistema. Il sistema può essere la pianta, la foglia, il campo, dipende dalla scala su cui mi muovo, e questo tirarsi fuori un feedback che mi andrà a controllare gli input. Il problema di questi sistemi naturalmente è che solitamente la sensoristica misura a livello puntuale su singola pianta, dopodiché per estendere l'informazione all'intero campo, all'intera zona, necessito l'adozione di procedure di upscaling. Procedure di upscaling che sappiamo portano poi a delle approssimazioni che fanno perdere in guadagno di efficienza. Questa è un'applicazione che ho condotto presso un'azienda nel territorio aretino, ad Arezzo, quindi un'azienda frutticola di 230 ettari, su un pereto pilota abbiamo installato questa rete di sensore, gestita l'irrigazione, e fatto un confronto con l'ordinario. L'ordinario prevede in quell'azienda solitamente adattamenti di 5-7 ore con turno di 3-4 giorni. Cosa è stato fatto? Per prima cosa abbiamo caratterizzato l'impianto di irrigazione attraverso dei giudizi globali sull'efficienza tramite una prova di campo di misura delle portate. Abbiamo visto che l'impianto dal punto di vista globale appare accettabile, in certi casi eccellenti, quindi sono tre impianti, uno che ognuno gestisce una varietà di pera diversa, la Carmen, la Williams, la Conference, ma analizzando il livello distribuito notiamo che c'è un maggior contributo di portata sulla Conference rispetto alla Carmen, quindi nel complesso vediamo che c'è una certa disuniformità. Andando a studiare l'effetto sul vigore si vede, tramite drone abbiamo calcolato l'NDVA e spazializzato sulla mappa, e si vede che questo vigore, anche osservato con un'immagine Sentinel-2, risente di questo effetto del maggior volume che ha ricevuto la Conference e anche parte della Williams negli anni naturalmente precedenti la gestione esigua esperta che ho introdotto nel 2019, quindi prima del 2019 la Conference ha ricevuto molto più acqua. Quindi sulla base di questa informazione abbiamo zonizzato, inserito i sensori di umidità dei drill and drop con una misura su 6 livelli del contenuto idrico. I sensori, qui c'è uno, insomma, sono stati, abbiamo messo 6 sensori su 6 ettari, sembra eccessivo, volevo anche vedere se c'era qualche aspetto di ricerca da tirare fuori, e quindi abbiamo messo 2 sensori per cultivar, uno nella zona più vigorosa, l'altro nella zona meno vigorosa. Allo stesso tempo abbiamo calibrato per il suolo in esame il sensore di umidità del suolo. Questo si è visto che la funzione di calibrazione è simile per i due siti calibrati. I due siti differivano per il vigore, quindi abbiamo preso un campione di suolo per la zona con il più alto vigore e un altro invece una zona con il più basso vigore. Quindi abbiamo visto che i punti si possono anche distribuire su una stessa legge. Questo dimostra che si può ipotizzare che non c'è variabilità di suolo in quell'appezzamento. Quindi quella variabilità sul vigore in questo caso è dovuta all'impianto di irrigazione che eroga in maniera disomogenea. Cosa si è fatto? Lì si è trasferito questo sistema IoT di gestione che Provenzano anche ha già discusso nel suo intervento. Quindi è un sistema che permette la gestione degli interventi irrigui. All'agricoltore abbiamo fatto scaricare un'app, lui tramite una visione proprio molto semplice del tracciante, che è il contenuto idrico della zona che è sotto osservazione, riesce a capire, a prendere consapevolezza dello stato idrico e quindi sa che deve mantenere il contenuto idrico all'interno di questo range, quindi da una soglia minima a una soglia massima. Quindi irrigherà quando il tracciante arriverà quasi alla linea più bassa e l'irrigazione durerà per un tempo necessario a portare il contenuto idrico alla soglia superiore.
Questo cosa ha fatto? Praticamente dal punto di vista idrologico l'irrigazione è stata perfetta perché per tutta la stagione il contenuto idrico è stato mantenuto all'interno di questo range. Dal punto di vista idraulico i tempi di adacquamento si sono dimezzati, come si è dimezzato quasi, in alcuni casi più del si è dimezzato più della metà, si è dimezzato il volume di adacquamento stagionale, quindi con guadagni di efficienza elevatissimi. La produzione si è mantenuta nella media storica, all'interno dell'intervallo di confidenza media storica, eccetto per il 2020, dove il calo di produzione è legato a una forte gelata tardiva che si è verificata in quel sito. Allora, un problema principale in questi sistemi è individuare queste soglie all'interno della quale mantenere il tracciante osservato. Noi stiamo sviluppando un sistema di autocalibrazione, un algoritmo di autocalibrazione che permette di individuare queste due soglie, quello superiore sarebbe la capacità di campo e quello inferiore che sarebbe il punto critico, quello di stress incipiente, di stress idrico incipiente, studiandolo direttamente sulla serie di dati rilevati dai sensori che acquisiscono ogni 20 minuti, quindi con un'alta frequenza. C'è un po' di lavoro su questi tipi di analisi, per esempio uno dei primi lavori è quello di Polak nel 2001, e quello che vogliamo fare è questo, che il sistema dovrebbe, a seguito di un'irrigazione abbondante oppure di una pioggia molto, molto importante, e in un periodo dove la condizione a contorno superiore è stabile, quindi la richiesta atmosferica è stabile, io posso individuare tramite analisi differenziale delle pendenze di rette che descrivono i processi idrologici fondamentali. I processi idrologici fondamentali sono l'attingimento radicale, il drenaggio libero che qui non si vede, ma questo è rivolto a individuare questo punto critico che è dato dall'intersezione delle due rette che descrivono i due comportamenti di attingimento radicale quando questo è in condizione non limitante e l'altro sulla, a destra del punto quando invece è sotto condizione limitante di contenuto idrico. Si dice che praticamente questa pendenza della condizione limitante deve essere 25% della pendenza della retta nella condizione non limitante. Naturalmente, accanto a questo, per capire se funziona, noi facciamo delle misure ecofisiologiche di potenziale idrico della pianta e quindi capire se realmente in quelle condizioni di stato idrico di stress incipiente la pianta non è fortemente stressata, perché il problema principale è questo. Per dettagliare questo algoritmo e renderlo, studiarlo in una maniera più controllata, perché l'applicazione direttamente in campo di questo tipo di analisi, dove c'è a volte molto rumore, non è semplice, abbiamo costruito una piattaforma HTS, Hydropod Screening, quindi che permette di avere un elevato dettaglio delle forzande, delle dinamiche delle forzande, addirittura anche a studiarne la cinetica di estinzione di questi, chiamiamole anche segnali, serie di dati. Questo sistema che ho costruito all'interno di una serra qui in dipartimento, si compone di tre segmenti: un attuometrico per la misura dell'evapotraspirazione potenziale con la penna Monteith, gravimetrico, quindi l'isimetri per la misura dei flussi traspirativi e dei flussi di crescita della pianta, e riflettometrico, ovvero il TDS, per misurare contenuto idrico e conducibilità elettrica apparente del mezzo poroso. Quindi siamo qui in vaso, naturalmente non intendo estendere l'informazione ricavata da questi sistemi in campo, ma mi permetterà di calibrare questo algoritmo, che secondo me è l'algoritmo rivolto all'interpretazione di queste soglie, che deve essere appunto ancora solidificato su certi aspetti. Questa piattaforma si sta cercando anche di
di farla inserire all'interno di questi circuiti internazionali delle piattaforme di fenotipizzazione, perché su questa invase è possibile studiare gli effetti di stress non solo idrici e salini, ma anche legati alle alte temperature, all'ozono, eccetera, eccetera. Quindi insieme ai colleghi patologi vegetali stiamo portando avanti questa iniziativa. Quindi abbiamo anche un sito internet dove è possibile l'utente, quindi il collega agronomo, patologo, micologo, possono studiare anche l'effetto delle micorrize sugli attingimenti, sull'abilità di attingimento radicale. Quindi si può fare uno screening su fenotipi o processi di interesse anche per altre discipline. Quindi il collega si può collegare poi nel suo sito e analizzarsi i vari moduli del sistema dove ha implementato diversi trattamenti. Il sistema, sia con il TDR che con il gravimetrico, quindi riesce più o meno a dare la stessa informazione sul dei flussi in termini di attingimento o di evapotraspirazione. Questa è una prova sul melograno di evapotraspirazione effettiva. Dà un dettaglio anche sulla condizione a contorno superiore, quindi l'effetto dell'atmosfera, che poi normalizzando io posso studiare anche la funzione di stress idrico, ovvero come può variare la traspirazione o l'evapotraspirazione relativa con il contenuto idrico. Un'altra cosa importante che abbiamo visto è l'effetto della bulk density, ovvero la quantità di suolo all'interno di quel volume di vaso, che ha una forte incidenza a quelle scale, e si è visto che c'è un effetto sulla quantità di radice prodotta dal singolo vaso o dal singolo trattamento, lì sono per trattamento, e quindi sulla quantità di acqua che è stata assorbita, nonché sulla quantità di biomassa di parte aerea che lì è indicizzata con quella scala a colori, che è il rapporto tra il dry weight della parte erigeica, quindi la parte superiore rispetto all'altezza, normalizzato rispetto all'altezza. Quindi questo fa capire come c'è in questi sistemi, in queste piattaforme di fenotipizzazione, è molto importante anche definire il volume di suolo su cui studiare i diversi processi. Quindi sicuramente deve essere costante e non deve essere appunto una variabile del sistema. Quindi si tirano fuori le cosiddette funzioni di stress idrico, che permettono di individuare i punti critici di stress incipiente, ma anche il grado di resilienza legato alla forma, alla shape del tratto che descrive il deficit, e quindi con i colleghi anche i genetisti si può cercare di andare già con un pre-screening, andare a definire quale genotipo, quindi poi fenotipo, noi analizzeremo il fenotipo, è più adatto per esempio a mitigare gli effetti della siccità sulla propria produzione, sui propri processi produttivi. Quando riguarda il secondo protocollo, il feed forward, quindi l'approccio modellistico, qui il modello non sappiamo cosa fa, prende le veste del sistema, quindi cerca di imitarlo nei processi. Sappiamo che i modelli, ne ho parlato più volte anche in diversi seminari, sono di diverso tipo, di diversa struttura e quindi di diversa complessità. Si sa che un modello che è molto complesso non significa che è più accurato, come pure un modello molto semplice non significa che è meno accurato. Quindi da cosa dipende? Che il grado di complessità, se io guardo la struttura, quindi il numero di processi che riesce a integrare il modello, all'aumentare di questa struttura praticamente il grado di errore diminuisce, il livello di errore diminuisce, ma allo stesso tempo per istruire tutti questi submodelli, subprocessi implementati nel modello, io ho bisogno di più parametri. Il parametro sarà misurato, sarà stimato, quindi sarà soggetto a degli errori, automaticamente all'aumentare della complessità del modello aumenterà l'aliquota d'errore legata ai parametri. Quindi una via di mezzo, per esempio, possono essere i modelli cosiddetti bucket o asserbatoio. Su questo io ho concentrato molto la mia ricerca, e di recente abbiamo visto questo Pereira, questo è il diagramma di flusso del SINDUAL KC, che
il modello basato sull'approccio FAO56, che è stato sviluppato dall'Università di Lisbona, dall'Istituto LIF, dove lavora il professor Luiz Pereira. Abbiamo visto dove in questi modelli è molto importante anche la parte legata alle relazioni idriche suolo piante, in particolare i KC e le funzioni di stress idrico. Quindi ci siamo mossi all'aggiornamento dei coefficienti colturali. Questo aggiornamento, che è curato dal professor Pereira e il professor Arnen, ha portato uno specialista dove ci sono 13 lavori, mi sembra, tutti concentrati su certi aspetti della procedura FAO56, tra cui l'aggiornamento delle tabelle. Io ho curato l'aggiornamento dei KC per le colture arboree, sia dei climi temperati che dei climi anche tropicali. Abbiamo analizzato 300 articoli ISI pubblicati dal 2000 negli ultimi vent'anni. Di questi poi è stata fatta una selezione molto attenta, che vi spiego in seguito, perché di 300 poi alla fine sono stati tabulati solo 100 articoli, i KC trovati in 100 articoli. Lo scopo è quello di aggiornare la tabella 12 e 17 per le colture arboree nel mio caso, del quaderno FAO56. La selezione delle paper è stata molto attenta, perché ci sono molti lavori che purtroppo hanno delle pecche, per esempio molti non rispettavano la condizione di la pristine condition, cioè la condizione di potenzialità, e nemmeno si ponevano il problema dando appunto un KC che è dato da sistemi che erano in deficit idrico del suolo. Quindi questi venivano scartati già da subito. Molti lavori non si pongono il problema della condizione a contorno superiore, ovvero vanno a una interpretazione tramite modelli molto semplificati e quindi non utilizzano la penna Mondes, quello più completo, perché purtroppo la componente caotica, l'atmosfera ha un peso molto importante sui KC, quindi se il KC deve essere riferimento, l'ET0 deve essere determinata in maniera precisa con appunto il penna Mondes. L'esperienza di indagine è stata lunga, almeno 2 anni. Si doveva avere l'intera curva dei KC, quindi dove si poteva apprezzare il mid-season e l'end season, e le metodologie dovevano essere ben calibrate e validate. E infine, non però perché è meno importante, è che non dovevano essere evitati quei lavori dove non era dimostrata l'assenza dell'effetto OAS e del coastline effect, cioè l'effetto del contributo di flussi energetici dai boundary layers, dall'esterno, dovute ai fenomeni di avvicinamento, quindi a queste masse di calore che vanno a alterare il flusso di calore sensibile. Quindi fatto questo, praticamente si è arrivati a tabulare tutti questi KC. Qui c'è un esempio mostrato in diagramma a violino che fa capire come oggi c'è una grandissima variabilità sia dei KC che dei KCB per ogni coltura. Da cosa dipende questa variabilità? Abbiamo visto che c'è un forte effetto della metodologia, dove quella principalmente usata è l'inverse modeling, e poi segue la flussimetria, la micrometeorologia, mentre la lisimetria, quella più solida, non è molto presente, ma per motivi che possiamo immaginare legati all'ingombro, proprio all'effort che è necessaria per portare avanti questo tipo di indagini. Il metodo irriguo, la strategia irrigua e il sistema di allevamento della chioma. Questi sono aspetti molto importanti che vanno a spiegare quella variabilità che c'è all'interno del KC per la stessa specie. Quindi poi abbiamo costruito le tabelle quindi che trovate, li potete vedere con i nuovi valori tabulati, eccetera. Ora infine vi presento una delle attività recenti che sto portando avanti per valorizzare anche un metodo di stima del flusso evapotraspirativo, che è basato sul meteo,
che non ha un'analogia matematica come una penna Mondeze che si appoggia alle stazioni meteorologiche, ma un'analogia più fisica, più strutturale, come appunto quella dell'attumometro. L'attumometro è uno strumento che non fa altro che imitare il comportamento resistivo della coltura di riferimento, il centosecondimetro, è radiativo, quindi garantendo un carico energetico sul sistema simile a quello di una della coltura attraverso questa membrana verde. L'acqua che evapora da questo sistema io la leggo da un piezometro oppure da un modello elettrico dove riesco a quantificare il numero di svuotamenti di questa ampolla che corrisponde a 25 millilitri. Quindi è come se fosse un pluviometro che funziona al contrario. E un primo avanzamento su questo sistema l'abbiamo fatto rendendo più accurato dal punto di vista temporale, la scansione temporale, perché una scansione a 0,25 mm non permette di avere una visione alla scala suboraria dei flussi evapotranspirativi. Quindi quello che abbiamo fatto semplicemente, anche sembra un esercizio, ma poi alla fine ha avuto un impatto sullo sviluppo dello strumento, è l'implementazione di un piezometro per la misura appunto del carico della colonna d'acqua che sta all'interno del serbatoio e quindi quantificare in maniera continua gli svuotamenti e quindi scendere anche alla scala subudoraria. Quindi sono stati studiati diversi sensori e poi si è visto che una sensibilità minore di 1 millivolts per centimetro di colonna d'acqua sono quelli che permettono di avere una maggiore attendibilità quando facciamo un confronto con un metodo basato sul meteo o con analogia matematica come l'ET0 della CINES o anche della penna Mondeze. Alla fine veniva la stessa cosa. Un avanzamento, questo caso radicale, perché l'attumometro classico misura l'ET0. Quindi poi per arrivare al consumo reale della mia coltura devo moltiplicare per il KC e poi per un coefficiente di stress. Quindi applicare la procedura classica del single double KC della FAO. Modifica molto importante è stata fatta sostituendo a questa membrana, ovvero aggiungendo a questa membrana verde una membrana intelligente. Una smart fabric, praticamente un tessuto che io riesco a controllare a indurre dei movimenti cosiddetti inastici. Movimenti inastici a questa membrana porosa causano diversi gradi di apertura dei pori che sono distribuiti sul tessuto stesso. Quindi il sistema per ora è a un livello di maturità 5 perché è stato provato in laboratorio e in camera climatica, ora si spera di portarlo fuori. Dettaglio come funziona, quindi io sotto la canvas verde, mi serve sempre per garantire il carico energetico qua ad albedo 0,22, io vado a mettere questo tessuto che non fa altro nella teoria Big Leaf praticamente di imitare il comportamento stomatico della mia coltura. Quindi conosco le condizioni a contorno inferiore, ovvero il contenuto idrico del suolo, io riesco a modificare il grado di apertura di questi pori della membrana e quindi a impostare diverse resistenze che vanno da infinite, quindi a conduttanza zero, tutto chiuso, a 100 secondimetro, per esempio, che è il minimo, o 670 secondimetro, che è il minimo per una coltura di riferimento, quando il poro è completamente aperto. La membrana viene costruita in Ohio, un Integrated Material System Laboratory, dove c'è una forte collaborazione con questi ricercatori, il professor Vishnu Sandaresan o Eli Travis, non so se ci stanno ascoltando, che ringrazio molto, perché altrimenti non avevo come creare questa membrana, che sono dei polimeri molto sofisticati, che ancora non hanno processi industriali, questo è un problema, che non hanno processi industriali per la produzione, quindi devono essere costruiti in laboratorio. Quindi cosa fa l'Atmosmart? Misura il contenuto idrico, la logica è semplice, è una funzione di stress idrico, mi tira fuori un coefficiente di stress che io metto in relazione col grado di apertura dei pori del,
della membrana. E in questo modo quindi l'acqua che uscirà fuori dalla mia camera, ora forse ho dimenticato la descrizione fisica, non c'è, qui c'è praticamente un umidificatore in basso che mi permette di impostare una certa condizione di umidità all'interno della camera, dopodiché per gradiente di tensione di vapore tra atmosfera e zona atmosfera intracamera si crea la forza motrice che dipenderà sicuramente dalla resistenza stomatica, l'analoga della resistenza stomatica delle foglie, ma anche da Boundary Layer. Questi poi sono approfondimenti che devono essere considerate in futuro. Ok, ho finito, lascio con questa immagine che mi piace molto e che mi ha ispirato molto a osservare alcuni fenomeni in modo diverso. Eccoci. Grazie Giovanni, veramente. Prego, spero di essere stata nei tempi. Sì. Sì, 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 molto molto interessante la tua relazione. Mi sono dovuta assentare qualche minuto, ma comunque quello che non ho sentito ti ascolterò sicuramente perché è di grandissimo interesse. Però una domanda per rompere un pochino il ghiaccio, perché ancora non ci sono sì. In DR, ma la resistenza stomatica viene calibrata sulla base della tipologia di pianta? Cioè... Assolutamente sì. Quindi, allora, attualmente questa è una visione proprio macroscopica del processo di apertura stomatica, quindi io ipotizzo che il nostro water stress coefficient classico, no? Che solitamente nei modelli, metti un FEDES, nei modelli di FEDES delle funzioni di attingimento radicale è una traspirazione relativa, io ipotizzo che il grado di apertura stomatico sia correlato a questo indice, ok? Quindi io le funzioni di stress idrico li conosco per le diverse colture, per esempio ci sono i lavori di Ashcroft e Taylor dove mi permettono di identificare i limiti critici di potenziale idrico, di contenuto idrico che caratterizzano lo stress incipiente. Poi naturalmente il problema può essere la forma, la shape della funzione, quindi sarà convessa per le piante xerofitiche, sarà concava per le piante molto sensibili, stress lineare, diciamo una via di mezzo. Quindi è sicuro che un avanzamento potrebbe essere capire come l'apertura stomatica risponde al contenuto idrico del suolo, ok? Perché il mio è un indicatore macroscopico, la traspirazione relativa, questo è un indicatore macroscopico. E dentro ci può essere anche un effetto legato all'ombreggiamento, cioè messo dentro tutto, dentro questo indicatore KS. Non so se mi sono spiegato. Quindi sicuramente ci vuole, in futuro ci vuole indagare su come lo stoma, il singolo stoma, risponde al deficit idrico del suolo, ma non solo, perché risponde anche al carico radiativo, rispondono anche al carico termico. Quindi per ora, diciamo, è la visione prettamente macroscopica. In futuro spero di approfondire anche alcuni aspetti legati allo strato limite, alla boundary layer, cioè alla parte boundary layer, come pure alle condizioni relative, quindi alle condizioni a contorno superiore. Questi pure possono influenzare l'apertura e chiusura stomatica. Quindi una volta calibrato in questo modo, lo strumento, diciamo, simula una pianta, cioè la traspirazione di una... Reale, la traspirazione reale. Quindi in teoria i cali, diciamo, del tirante idrico che vado a osservare dovrebbe essere il consumo reale dell'intero campo, perché questo è sempre basato sul meteo con l'approccio Big Leaf, quindi considera costante l'effetto dell'atmosfera sul campo, naturalmente un campo in una posizione orizzontale senza problemi legati a microclimi particolari. Approccio Big Leaf è questo. Certo, beh, sicuramente in bocca al lupo, sicuramente è un progetto. Allora, io non vedo ancora delle domande nella chat, nella domande e risposte. Paolo, hai qualche curiosità da... Sì, giusto qualche curiosità, se Giovanni puoi ripetere magari le aree di studio
e il tipo di colture sulle quali stai analizzando? Allora, attualmente giusto per il nostro pubblico, che così almeno è interessante. Ecco. Allora, attualmente sono dentro il laboratorio, quindi noi siamo ancora a un TRL 5 più 4 che 5, dobbiamo dire la verità, quindi è solo questo progetto mi hanno finanziato allo scopo solo di dimostrare il principio di funzionamento fisso. Dopodiché sai che dal 6, 7, l'8 è lì che deve andare in condizioni operative il prototipo. Quindi il dimostratore tecnologico attualmente è proprio. Quindi che significa? L'ho infilato in una camera climatica, gli ho impostato una condizione a contorno superiore, una sciroccata oppure una giornata serena, umida. Dopodiché gli ho dato un feedback con una matrice che ho io di dati, quindi per accelerare anche la risposta della membrana, perché non posso aspettare che il laboratorio un essiccamento rapido, no, quindi sono tutti studi fatti prevalentemente in laboratorio e poi con simulazioni in silico, cioè al computer, però è dimostrare che questa membrana apre e chiude questi pori secondo una mia logica che imposto all'interno dell'algoritmo. Passo successivo è portarlo in capo, naturalmente. Qui c'è una parte di ingegnerizzazione importante che deve poi, non è da poco, capire questa membrana all'esterno come si comporta, all'escursione termica. Sì, certo. E hai già idea su dove? Io volevo, per ora volevo appunto, dato che siamo a Big Leaf, volevo trovare una Big Leaf, e quindi un bel prato o al massimo mais. Campo di mais. Dopo ci spostiamo sui sistemi sparsi, che è una bella sfida lì. Grazie. Noi abbiamo per Giovanni due domande. Allora, uno è della professoressa Ceres Almeida del Brasile, UFRPE. Complimenti al professor Rallo per la bellissima presentazione e grazie al professor Provenzano per l'invito. Allora, la domanda è: secondo te a che punto sono, diciamo, i progressi negli studi che mettono in relazione l'evapotraspirazione stimata in campo aperto con l'evapotraspirazione in ambiente protetto? Allora, in ambiente protetto naturalmente le cose sembrano più semplici, ma non è così. Addirittura in ambiente protetto molto spesso si semplificano i modelli, perché questo dipende tanto l'ambiente protetto come è gestito, perché solitamente uno pensa che è tutto sigillato, una condizione statica dell'atmosfera, non è così, perché durante i periodi di caldo, almeno qui, si aprono le finestre, a volte si accendono i cooling system, quindi si crea turbolenza. Quindi quando si vuole cercare di semplificare l'aspetto aerodinamico del modello, non è così, perché poi alla fine il sistema viene quasi condotto da questo punto di vista come un analogo sistema all'aperto. E quello che so io è che in ambiente protetto si utilizzano molti i modelli basati sulle cumulate di radiazione, perché è vero che dipende il grosso del contributo a un modello di previsione dell'ET0 è legato alla radiazione, ma è anche vero che io altero l'atmosfera, quindi soprattutto con il vento, creando turbolenza, allora lì devo per forza andare a inserire un altro aspetto. Quindi io è la prima volta che entro in serra, ho sempre lavorato in campo, in serra so questo, avanzamenti che i modelli sono prevalentemente basati sulla radiazione. Allora, sempre dal Brasile, Brivaldo Almeida, professore dell'Università Federico. Sì, ciao Brivaldo, ciao Cede. Pernambuco, Brasile, complimenti al professor Rallo per l'ottima presentazione. Dice, è bello vedere l'applicazione della fisica del suolo nell'ottimizzazione dell'uso dell'acqua nell'irrigazione. Quindi diciamo non è una domanda vera e propria, però se vuoi fare un commento.
Sì, la fisica del suolo è importantissima, perché c'è tutta una parte, la caratterizzazione di queste funzioni di risposta al deficit idrico del suolo, dove lì c'è molta fisica del suolo, ovvero l'attingimento radicale. L'attingimento radicale è un processo dove c'è fisica dell'atmosfera, la pianta, quindi è molto ecofisiologia, soprattutto a livello del sistema radicale, e poi c'è suolo, perché l'aspetto resistivo legato al suolo è molto importante per spiegare questi fenomeni. Naturalmente il fenomeno diventa tanto più complesso quanto più scendo alla microscala, quindi vado ad analizzare i fenomeni di assorbimento radicale alla microscala, dove lì è necessario studiare i gradienti di potenziale anche nell'interfaccia suolo-radici. Nell'approccio macroscopico questo si bypassa, perché tutta questa complessità va all'interno di questo macroindicatore, che può essere la traspirazione relativa o un potenziale idrico normalizzato, e quindi tutte queste complessità vanno dentro poi ai parametri di forma di questa curva, che poi è empirica naturalmente. Quindi. No, sicuramente la fisica aiuta a rendere, no, generalizzabile una modellazione. Quando nei modelli ci sono troppi parametri black box, chiaramente dopo diventa anche difficile applicarli in diverse, diciamo, località, diversi punti. Un'altra curiosità io Sì. avevo. No, mi interessavano quegli irrigatori in cui si è stata applicata la meccatronica, cioè quelli non li avevo mai visti. Praticamente si arriverebbe a un controllo Sì, già c'è un articolo su dell'irrigatore. Biosystem Engineering. Ora non mi ricordo i colleghi, forse sono brasiliani. Sì. Dov'era? Questo, no? Questo già è stato studiato e brevettato, questo microsplinger, dove c'è Sì, non. all'interno un congegno di micromeccatronica, dove io controllo tramite voltaggio, controllo la sezione di flusso. Sì, un po' quello che succede negli Sì, autocompensazioni, però autocompensante è passivo e ti devi fidare praticamente della distribuzione dei moduli di elasticità praticamente di questa membrana, che devono essere studiati. Sì, ok, l'industria è molto avanti, anche se poi dobbiamo capire se questi moduli di elasticità si mantengono nel tempo, perché è tutto un concetto legato a densità di polimero che deve essere ben distribuita all'interno del sistema, in modo da creare poi il minor diametro, il maggior diametro in funzione della maggior pressione o minor pressione. L'autocompensante è passivo da questo punto Certo, di vista. Questo invece sì. è attivo, quindi si può controllare. Ma il problema lì è portargli l'energia. Ora, fin quando è Certo. uno, sono 10, ok, ma io immagino un campo di microspringle. Sì, è chiaro. Allora, complimenti. Allora, Vincenzo Alagna dice complimenti al professor Dallo per l'ottima presentazione, giusto una curiosità dettata dal fatto che sono arrivato in ritardo nella presentazione. L'atmometro smart può consentire in futuro di gestire l'irrigazione senza utilizzare modelli agro-idrologici? Grazie in anticipo e buona serata. L'app smart vuole questo praticamente. Vuole che proprio ridurre l'ingombro computazionale dei modelli, perché già eliminando i KPCB e LETT0, diciamo, penso di aver ridotto di molto. Naturalmente ancora c'è l'aspetto qui suolo, che io devo dargli un'informazione agli stomi e dirgli di aprirsi alla capacità di campo, stare aperti, la capacità di campo al punto critico, e poi chiudersi quando ti trovi al punto di appassimento. Per fare questo ancora devo passare da un modello di Seddes, da un modello anche non lineare, perché ci ho fatto la tesi di dottorato sulle funzioni di stress idrico, e quindi lì ancora c'è un bel pezzo di modellistica agroidrologica sugli attingimenti radicali molto importante.
Un'altra curiosità avevo io, no? Allora, se per quanto riguarda, diciamo, il passaggio dalla modellistica, dal laboratorio, da questi studi molto interessanti all'applicazione pratica, no? Perché questo è un aspetto abbastanza complesso, no? Cioè la gestione del campo che è in mano, diciamo, all'agricoltore, cioè al titolare dell'azienda. Vuole anche continuare a gestire, no? C'è un po' anche questo aspetto no? psicologico. Ora, ho visto, prima parlavi della gestione dell'irrigazione, no? Cioè, voi come fate a capire quando loro irrigano? Tramite i sensori di umidità del suolo? O sì. Loro che vi indicano, noi irrighiamo da 8 ore alla 8 ore? No. Io nell'esperienza da Arezzo, è proprio un progetto della Regione Toscana, sì, di trasferimento tecnologico. L'obiettivo è di digitalizzare le aziende. Non ho messo niente di nuovo, perché sono tecniche che negli Stati, sì, Uniti, in Australia, ormai dove c'è la fintech, poi diciamola chiaro, dove c'è l'industria sensoristica forte, sono all'ordine del giorno, ho solo trasferito questi sistemi. L'agricoltore, lui si gestisce per quei ettari pilota, naturalmente. L'obiettivo è arrivare a coprire 300 ettari, addirittura il comprensorio illuminato include un'altra parte di altri 300, sono 600 ettari di fruttifero. L'obiettivo è digitalizzare tutti i 600, la regione vuole questo. Naturalmente poi io sono disponibile, ma sono i fondi sempre, e avere le persone che lavorano, perché fino a attualmente sono io e due dottorandi, una se n'è andata di recente, è una dottoranda e un tecnico al 50%. Comunque, quindi l'agricoltore non fa altro, la sua app controlla il suo campo. Ora qui l'abbiamo un po' accanita la situazione, che lui dice, ma quale devo prendere? Il minimo o il massimo? E questo è un altro aspetto molto importante. Se accanisti sul minimo, cioè sul sensore che ti dice quello che arriva prima allo stress, o accanisti sul sensore che invece, o sulla media, o sulla media dei due. Questo è un aspetto molto importante, perché solitamente si fa sul minimo, ma c'è da capire se il risparmio idrico fatto sul minimo ci sia. Il risparmio idrico all'interno di campo, dell'intero campo. È quello che succede in meccanica di precisione, nella distribuzione di fertilizzanti. Molto spesso, quando si zonizza e si individua la zona limitante, quindi quella che cresce di meno, lì si dimostra, ci sono studi che dimostrano di un accanimento a dare lì sempre più concime. In quel caso si dimostra che hai consumato più concime rispetto a irrigare a pioggia, a concimare a pioggia. Quindi c'è un aspetto gestionale molto importante. Quindi io per ora l'ho fatto irrigare sul minimo, anche perché sono fruttiferi delicati, non voglio fargli perdere produzione. Quindi lui, quando il minimo dell'appezzamento ha raggiunto il contenuto idrico minimo di tutto l'appezzamento, ha raggiunto la soglia, lui apre l'impianto e poi lo va a chiudere l'impianto quando arriva alla soglia superiore. Sì, fa tutto. Dopo ti dà un feedback di questo, o tu lo vedi tramite i sensori che ha installato, i sensori drill and drop? Lui fa. No, questa piattaforma Agrinet, che noi stiamo collaudando insieme a Giuseppe Provenzano, è molto intuitiva. Ora, qua vedete qualche pagina in più che è legata, diciamo, a noi, diciamo, che dobbiamo osservare anche la temperatura del suolo, la distribuzione a diverse profondità. Ma all'agricoltore compare questa schermata. Sì, quella che ci hai fatto vedere prima, adesso non la vediamo. Sì, poi gli arriva un messaggio, gli potevano un messaggio, può comandare, che l'obiettivo mio è quello di mettere AutoWater, che è un'estensione di Agrinet, e comandare le pompe e le valvole a distanza, quindi azzerare le manovre idrauliche. Sì, ma questo è chiaro, però quello che la mia domanda è, dopo l'agricoltore scrive sul sistema ho irrigato da una tot ora alla tot ora, oppure tu lo vedi, perché vedi l'andamento del contenuto idrico? No, sì, io lo vedo qui quando finisce l'irrigazione, sicuramente. No, ma poi abbiamo anche contatori dove registrano. Okay. E sì, può riferire anche lui quando apre, quando chiude, ma non c'è bisogno. Sì, non per c'è bisogno, fine della non ricerca, c'è bisogno. Questo è stata una tesi di dottorato, io i volumi li vado a copiare, me lo vado a scaricare dal contatore che acquisisce, perché mi servono poi capire termini volumetrici cosa succede.
Allora, professor Provenzano, desidero complimentarmi con il professor Rallo per la brillante ed interessante presentazione che ha trattato numerosi e ben integrati argomenti di ricerca, anche con ripercussioni pratico-applicative. Okay. Grazie Giuseppe. Va bene, allora io a questo punto chiuderei. Paolo, che dici? Allora, Antonio purtroppo non è riuscito a intervenire, sicuramente avrebbe avuto molte domande da fare. E certo. Chiudiamo il seminario ringraziando il professor Rallo e per la grazie a voi. Presentazione. Grazie a voi. Allora, il prossimo seminario, Paolo, ci dai sotto la locandina? Sì, il prossimo seminario, settimana prossima, il 27 maggio, sempre alle ore 16, Gabriele Baroni dell'Università di Bologna ci parlerà di metodologie emergenti per la stima dell'umidità del suolo, dagli sviluppi alle attuali applicazioni. Sempre molto interessante, quindi sì. Ci ritroviamo qui giovedì prossimo insieme. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie Giovanni, grazie. Ciao. Ciao.